Buongiorno, oggi inizio il vlog direttamente dalla macchina anche perché sta diluviando. Tu se sentite? Comunque sto già andando al lavoro, che stamattina entro alle 11, poi appunto quando fino alle 4 e mezza. Poi esco, devo andare a fare un po' di spesa, poi vengo a casa, ci tappolino un po' casa. Poi vedo se riesco a stirare quella roba, perché comunque è troppa roba e non me le voglio accumulare, perché sennò poi dopo me le accumulo e non finisco più. Comunque, poi fra un po' di giorni arriva anche il cucciolo, infatti nel frattempo ho già acceso la macchina, almeno così mi fa... ho acceso l'aria calda almeno. Tra l'altro non so se sentite questo rumore, ovviamente sarebbe il tergicristallo dietro che mi gratta sul vetro, non so perché, non ho una più pallida idea. Mi sono dimenticata, mi sto arditaggine praticamente, stamani mi sono dimenticata che dovevo chiamare la finanziaria della macchina, Maremma. Vabbè, la chiamerò domani per sentire quanto mi mancava da pagare la 500. Per un possibile per estinguere in anticipo il finanziamento, insomma, siamo capiti. Adesso chiamerò domattina, ora vediamo quando posso chiamare. Comunque adesso vado al lavoro, che faccio anche colazione con un mio collega, tra l'altro. Cioè qui davanti a noi praticamente, allora, queste case qua, in sostanza, non ne hanno venduta neanche una, a parte questa qui. Scusatemi per il mio bellissimo dito, a parte questa e poi altre qua giù in fondo, sarebbero qui, però le altre poi non le hanno proprio, scusate per il dito, non le hanno proprio vendute. Infatti tempo proprio bellissimo oggi, cioè nel senso, bellissimo tempo. Comunque adesso vado. Cioè, a me mi garba tantissimo questa casa qua giù di fronte, se sei riuscita a vederla, questa è veramente qualcosa di stupendo. Poi un giorno, scusate, un giorno quando non piove magari, scendo e vi porto con me vloggando, ve la faccio vedere dal di sotto, praticamente da qui sarebbe dal parcheggio di casa mia, però ve la voglio far vedere dal loro cancello in sostanza. Veramente bella quella casa, bella bella bella. Ora appena non piove, insomma, e riesco ad andare, ve la faccio vedere. Adesso volo, che sono già 9:54, anche se entro fra un'ora, ma insomma, però appunto avevo mandato il messaggio al mio collega per fare colazione e non mi ha risposto, però vado al lavoro, vediamo un po' cosa succede. Tra l'altro mi tocca andare anche piano, perché comunque c'è un po' le gomme finite e ho paura quando piove. Quindi meglio se stengo la linea primaria, ci vediamo dopo, forse è meglio. Allora, spesa fatta, sto venendo via dalla Coop, adesso vado a casa. Ho comprato anche già il regalino di Natale per la nipotina, non dico ancora cosa gli ho preso, aspetto dopo Natale perché a me va di svelare, magari qualche mio parente o qualche amico vede i video, insomma, e niente. Ho preso anche formaggio, un po' di yogurt, poi altre cose, un centro tavola bellino da morire per la tavola appunto per Natale. Tanto dopo a casa ve lo faccio vedere. Adesso vado, che sono già le 6, perché ho una certa fame io, così e poi inizio anche a preparare, anche se è un pochino presto, però comunque adesso vado, ci vediamo dopo. Allora, abbiamo già fatto tutte le nostre cose, ci hanno transascinato, rigovernato, eccetera eccetera. Adesso io nel frattempo, scusate il fiatone, ma stavamo facendo un po' i citrullini, diciamo, ci stavamo divertendo fra di noi, in sostanza. Comunque, io adesso mi metto il mio pigiama. Ah, mi sono dimenticata di farvi vedere veramente il centro tavola, quello che ci aveva preso mia mamma. Poi mi metto a guardarmi la strada di casa, comunque. Qui il centrotavola, scusate per la mano, il centrotavola sarebbe questo, con la candela, questo
le orazioni con il piatto questo. Forse è meglio farlo vedere così, ecco. Forse è meglio anche così. Il mio ragazzo tifa Fiorentina, ma è normale, con la bandiera rosa, con la bandiera rossa, scusate. Ovviamente poi c'era anche bianco, giallo, rosa, però io l'ho preso rosso perché mi sapeva di Natale. Comunque, io adesso mi metto il mio pigiama, però cambio totalmente il pigiama, non mi metto quello con l'orsetto, l'avete visto? A parte perché non mi devo mettere a lavare. Scusate, ma perché? Perché ovviamente ci sudo la notte. Mi fa troppo caldo con quello, quindi mi metterò questo qua grigio. Praticamente sarebbe di pompe, però i pantaloni non sono proprio quelli suoi, però. Solo che non riesco a ritrovarli comunque. Poi penso che mi preparerò anche l'outfit per domattina. E poi niente, adesso mi metto appunto il pigiama. Scusate per il fiatone, appunto. Mi lavo i denti e mi metto a vedermi il programma. Poi ci tenevo a far vedere una cosa. Questo praticamente è stata la bomboniera del battesimo di mia nipote, Trucchiettino. Che carino, la farfallina un po' rebuscata, però ovviamente infatti sta sul mio comodino. E poi mia cognata, quando fece il abbiamo fece il film, comunque mia cognata, tra l'altro, quando fece la festa, praticamente a noi ospiti praticamente ci regalò anche questo, perché in sostanza dentro c'erano gli effetti, però noi ci abbiamo messo uno spiranelli di fidanzamento e quest'altro cosino, lo metto a fuoco, vabbè, il cosino dell'iPhone in sostanza. Questo è il mio anello, dietro c'è il suo. Comunque, io adesso vi saluto. Tra l'altro questo pazzetto, oltre a esserci casino, in sostanza c'è anche un buon profumo. Che qui, tra l'altro, non vi ho mai fatto vedere questa. Praticamente questa è stata la bomboniera di matrimonio di miei amici. Scusate, sto leggendo una cosa di alcuni miei amici. Tra l'altro la ragazza è stata venire a scuola con me. Poi in questa cornice qua volevo metterci, scusate per quelle coppette, ma non le mie, di un costume mi pare. Comunque volevo metterci praticamente una foto mia di Marco, solo che ancora non dobbiamo stamparla, ancora non l'abbiamo stampata. Cioè praticamente noi abbiamo il cassettone completamente vuoto, comunque infatti ci dovrò mettere qualcosa dentro, o magari tenerlo solo per bellezza. Comunque adesso vado a riportare anche il centro tavola di là, mi metto il mio pigiama, mi lavo i denti e mi metto a letto, anche perché la mattina mi vorrei alzare presto per fare un po' di faccende. E poi perché dobbiamo pranzare anche presto, perché dobbiamo andare a fare la spesa, devi tornare a fare la spesa, nel senso, perché almeno così Marco esce un po' di casa, visto che è sempre in casa. E niente, così, perché poi visto che io alle 5 entro al lavoro, sì, domani entro alle 5 faccio alle 9. E niente, io vi mando un bacio enorme, vi auguro la buonanotte, ci vediamo domani con un nuovo video. Ah, ci tenevo anche a dirvi un'altra cosa, prima che me ne dimentico, che proprio se mi mangiunghe, che praticamente da venerdì non uscirà nessun video
Perché comunque, sapete, Marco deve essere operato e quindi non si sa quanto starà in ospedale. Quindi non potrò, cioè, o meglio, posso registrare video, sì, video, quindi li registrerò, però non li potrò pubblicare appunto perché il computer poi lo darò a lui se sta tanto in ospedale. Comunque poi vediamo un po' come va l'operazione. E niente, io vi mando un enorme bacio, vi auguro la buonanotte e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao! Buonanotte!